La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Iniziamo una nuova settimana nel nome del Signore. È la quinta del tempo ordinario. Vogliamo far sì che le nostre Eucaristie, che celebriamo in unione con tante famiglie che ci seguono dalle loro case, non sia soltanto un rito che compiamo, è questo anche, né tantomeno deve essere uno spettacolo, ma vogliamo far sì che sia un punto di partenza per cercare di vivere quello che il rito significa, essere assunti nel corpo di Cristo, quale membro viva di questo corpo di cui lui è il capo, per continuare nel mondo l'opera della sua creazione. Riconosciamo allora, come sempre in principio, i nostri peccati e li confessiamo al Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, o Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. E disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuno secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie.
Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi. La fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gioisca il Signore per tutte le sue creature. Gioisca il Signore per tutte le sue creature. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Gioisca il Signore per tutte le sue creature. Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque. Gioisca il Signore per tutte le sue creature. Tu mandi nelle valli acque sorgive perché scorrano tra i monti. In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronde. Gioisca il Signore per tutte le sue creature. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia. Gioisca il Signore per tutte le sue creature. Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di malattie e infermità nel popolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli, compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Genezaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. E là dove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccavano venivano salvati. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Come avete ascoltato, con questa quinta settimana del tempo ordinario inizia la lettura del libro della Genesi,
primo libro della Sacra Scrittura, che si divide in due parti. Questa prima parte abbiamo la creazione del mondo, possiamo dire, dove al centro c'è l'uomo. Nella seconda poi ci sarà, a partire dal peccato dell'uomo, la storia della nostra salvezza con il patto con Abramo, eccetera. Quello che è importante cogliere da questo bellissimo testo, che ci dicono chi conosce la lingua ebraica essere veramente un testo poetico di mirabile perfezione, scritto probabilmente nel tempo dell'esilio di Israele da un sacerdote ispirato, questo testo non intende, come ben sappiamo, raccontare in modo scientifico la nascita del mondo, della creazione tutta, ma ciò che conta molto di più invece è raccontarlo nel senso teologico, cioè volendo dire il perché, le motivazioni per cui è stato creato, qual è il senso di questa creazione, illuminato, ispirato da Dio, l'autore sacro, e anche dalla storia vissuta dal popolo di Israele, ecco, può fare questo bel racconto, che possiamo dire a puntate, dura una settimana, ad esprimere quindi una continuità nella creazione. Oggi abbiamo ascoltato la creazione della luce innanzitutto, poi del firmamento del cielo, della terra, delle acque. Quello che conta è cogliere fin da ora un senso, tanto per collegare al Vangelo, che è quello di dire che la creazione iniziale è stata intesa come quasi un germe messo da Dio che deve svilupparsi. Vuol dire che Dio continua ancora a creare, e questa creazione noi la vediamo nella perfezione, nella sua parola, che è quella stessa che ha creata, che si fa carne, che è Gesù, in cui viene completata in Lui e in ciascuno di noi che entra in comunione, in contatto con Lui. Ecco il Vangelo che ci viene incontro ancora una volta con la guarigione di Gesù, dove l'elemento fondamentale e importante è proprio quello di entrare in contatto con Lui per essere salvati. Ecco, quanti lo toccavano venivano salvati. Abbiamo bisogno tutti quanti, siccome siamo stati creati liberi e non abbiamo accolto come allora, come anche adesso, facciamo fatica ancora a cogliere questo progetto di Dio, cioè dare fiducia a Lui nel suo piano, che è un piano che per il nostro bene, per la nostra piena realizzazione, non avendolo accolto, abbiamo bisogno che Gesù, fatto uomo, che Dio fatto uomo nella sua persona, lo accolga per tutti noi e ci dia non solo l'esempio, la via da seguire, ma anche la forza per farla. Ecco l'Eucaristia che celebriamo. E allora in questo Vangelo noi vediamo come sia importante per noi intendere bene questo contatto con Gesù. Quando si dice bastava che toccassero un lembo del suo mantello, vuol dire che non è importante tanto un contatto fisico, che è simbolico anche qui come nella creazione, c'è tutto un linguaggio poetico simbolico, ma questo simbolo deve essere per noi un valore che dobbiamo tradurre nella pratica, nel vivere ciò che significa entrare in questa comunione profonda con Lui, ecco l'Eucaristia. Contatto vuol dire quindi condividere quello che è il suo progetto di salvezza. Lui ci domanda di essere assunti in questo suo corpo che noi mangiamo nell'Eucaristia per continuare in certo qual modo a farlo crescere nel mondo, perché Lui è l'esempio della creazione, per in qualche modo continuare questa creazione che Dio vuole operare ancora e per sempre attraverso di noi. La creazione è una realtà quindi in atto, una realtà dinamica. E nella misura in cui noi accogliamo il suo progetto, che in Cristo si è rivelato e in Cristo troviamo la forza, ecco che veniamo salvati, cioè realizzati, cioè anticipiamo nell'oggi quello che sarà poi la vita eterna di domani, quello che sarà il paradiso, appunto non un paradiso terrestre, ma un paradiso che è la unione e comunione con Dio, che come in uno specchio possiamo già vivere ora e poi lo vivremo a faccia a faccia. Allora l'impegno nostro sia davvero quello di vivere la nostra Eucaristia
come l'occasione unica che abbiamo per far sì che questa creazione di Dio continui attraverso di noi, nel mondo, nella nostra vita. Allora volevo leggere in conclusione un bel pensiero, anzi un testo che Benedetto XVI ci ha lasciato proprio per esprimere questo forte legame tra l'Eucaristia che viviamo nel rito, nel culto, nella liturgia, e per trasferirla poi concretamente nella nostra vita, perché, come diciamo sempre, non basta che appunto partecipiamo a un momento cultuale, bisogna che poi arriviamo a offrire i nostri corpi quale sacrificio vivente gradito al Signore, cioè le nostre persone, le nostre vite. Benedetto XVI dice: nutrirsi di Cristo è la via per non rimanere estranei o indifferenti davanti alla sorte dei fratelli. Una spiritualità eucaristica, quella che vogliamo vivere noi anche con queste messe che proponiamo a tutti, per far sì che si entri in una visione eucaristica di tutta la vita, ripeto, non limitata al culto, ma all'offerta di sé. Una spiritualità eucaristica, allora, è un autentico antidoto davanti all'indifferenza e all'egoismo che spesso caratterizzano la vita quotidiana. Porta alla riscoperta della gratuità, della centralità delle relazioni, a partire dalla famiglia, con particolare attenzione ad alleviare le ferite di quelle famiglie disgregate, proprio come questa gente che porta davanti a Gesù questi poveri, questi bisognosi di ogni povertà, bisognosi di essere guariti nel fisico, ma più ancora nel cuore e nello spirito, a portarli sulle barelle i malati, dovunque se si trovavano. E Gesù andava per villaggi, città e campagne, dappertutto, vuole arrivare a tutti, arriva a tutti, arriva anche e soprattutto nella misura in cui ci impegniamo noi a farlo arrivare. Allora concludo dicendo: noi possiamo davvero incontrare Dio nella misura in cui lo portiamo agli altri, nella misura in cui cerchiamo di dare agli altri quella pace, quella serenità, quella gioia di vivere che vorremmo per noi, nel donarla troviamo, la troviamo, perché è Cristo che opera in noi e ce la dona. Passiamo in questa preghiera: concedi, o Dio, di domandare ciò che è gradito alla tua volontà e serva al vero bene nostro e di tutti. Ripetiamo: rinnova la faccia della terra. Rinnova la faccia della terra. O Spirito, che continui nel tempo la storia della salvezza, sostieni la Chiesa perché indichi a tutti il vero senso della vita. Ti preghiamo. Rinnova la faccia della terra. O Spirito, che aleggiavi sulle acque, rendi tutti capaci di accogliere la vita come dono e di riconoscere le tracce della presenza e provvidenza di Dio nel creato. Ti preghiamo. Rinnova la faccia della terra. O Spirito, che agisci in modo invisibile ma reale, guida l'intelligenza degli uomini perché custodiscano con responsabilità la creazione per il bene di tutti. Ti preghiamo. Rinnova la faccia della terra. O Spirito, che non ti fermi di fronte al male, illumina gli artisti perché esprimano le meraviglie della vita, diffondendo l'ammirazione, il gusto del bello e la riconoscenza verso Dio. Ti preghiamo. Rinnova la faccia della terra. O Dio, ci hai creati per la vita e non per la morte. Lasciaci condurre dal tuo spirito per essere confermati nel tuo santo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Signore Dio nostro, il pane e il vino che hai creato a sostegno della nostra debolezza diventino per noi sacramento di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Signore mio. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra
Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria in ogni secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Corciamo, diciamo, per noi cibo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Signore, se sono disteso così nel corpo di ogni mano, penso per fedele la tua legge, non sia mai sempre. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato. Corpo di Cristo. Credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Una cosa
non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. O Dio, che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fa che, unita a Cristo in un solo corpo, portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. E ora, come sempre, prima della benedizione finale, ci rivolgiamo a Gesù Bambino con la preghiera che ogni giorno facciamo in questo santuario per portare davanti a Lui, proprio come facevano i contemporanei di Gesù, con le persone bisognose, portare davanti a Lui i nostri fratelli che hanno bisogno di essere toccati da Lui, di essere guariti nel corpo e nello spirito. Diciamo insieme: o Santo Bambino Gesù, che diffondi le Tue grazie su chi Ti invoca, volgi i Tuoi occhi a noi, prostrati innanzi alla Tua santa immagine, ed ascolta la nostra preghiera. Ti raccomandiamo tanti poveri bisognosi che confidano nel Tuo divin cuore. Stendi su di essi la Tua mano onnipotente e soccorri alla loro necessità. Stendila sui bambini per proteggerli, sulle famiglie per custodirne l'unità e l'amore, sugli infermi per guarirli e santificarne le pene, sugli afflitti per consolarli, sui peccatori per trarli alla luce della Tua grazia, su quanti, stretti dal dolore e dalla miseria, invocano fiduciosi il Tuo amoroso aiuto. Stendila ancora su di noi per benedirci. Concedi, o piccolo Re, i tesori della Tua misericordia e della Tua pace al mondo intero, e conservaci ora e sempre nella grazia del Tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Grazie.